Buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Allora, nell'attesa che il pastificio Mosciarelli diventi main sponsor del Milan, cosa che potrà accadere a breve, visto che ormai di sponsors seri non ne abbiamo più, quelli che abbiamo se ne stanno andando e da quel punto di vista Gazzidis mi pare che non stia lavorando proprio benissimo, parliamo della condizione fisica del Milan, perché oggi l'amico Nicola mi ha chiesto che cosa ne penso del fatto che da anni ormai siamo tra le peggiori squadre sotto questo profilo. Innanzitutto mi collego all'attualità, perché ieri l'Inter ha fatto un eccellente primo tempo e poi dopo è stata trafitta tre volte dal Borussia Dortmund. Conte ha fatto una sceneggiata ai microfoni della televisione, dando contro la società, dando contro i suoi giocatori, dicendo che Sensi viene dal Sassuolo, che Barella viene dal Cagliari, insomma non è che abbia fatto una bellissima figura, il tecnico dell'Inter, però lui è fatto così, lo sappiamo, vuole vincere a tutti i costi e quando fa queste figure poi si arrabbia. Ma tra l'altro lui dice giocano sempre gli stessi, quindi non si può pretendere che mantengano ritmo e intensità per tutta la partita. E questo è un problema anche del Milan. Infatti, se ci fate caso, noi siamo partiti spesso, soprattutto sotto la gestione di Pioli, siamo partiti molto forte. Cioè abbiamo avuto un approccio alla gara molto intenso, molto di corsa, molto aggressivi, pressing alto, e poi piano piano ci siamo smontati nel corso della partita. Questo perché ovviamente l'allenatore è ben conscio del fatto che dobbiamo per forza cominciare così le gare, perché dopo la condizione cala. Allora, guardando le statistiche sul sito della Serie A, della Lega di Serie A, troviamo che siamo tra le ultime squadre per chilometri percorsi in media, ma peggio di noi ha fatto il Napoli, la Roma è poco sopra, al primo posto c'è l'Inter, la Juventus sta nelle prime 10, e quindi questi dati vanno un attimino analizzati e vanno capiti, perché c'è modo e modo, secondo me, di valutare la prestazione atletica della squadra. Prima di tutto dobbiamo guardare le caratteristiche dei nostri giocatori. Le caratteristiche sono quelle dei giocatori poco atletici, cioè non hanno un atletismo per il calcio moderno, soprattutto diciamo quelli che c'erano già, quindi parlo di Çalhanoğlu, parlo di Suso, parlo di questi giocatori che hanno un tipo di struttura anche fisica che non gli permette di giocare per 90 minuti ad alta intensità. Oltre a questo, pensiamo anche a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu fa 60 minuti e poi impazzisce, scoppia e non lo vedi più, esce dai radar. Questo è normale, perché se tu non hai una struttura fisica adeguata per gestire 90 minuti, a un certo punto scoppi. Ma non è solo questo. Perché attenzione, non è soltanto il fatto delle caratteristiche fisiche dei giocatori, è anche il fatto di come gioca il Milan. Perché noi non è che giochiamo in modo da gestire i tempi della partita, questo è fondamentale. Le grandi squadre hanno dei momenti di pressione, dei momenti di gestione, di controllo, che noi non abbiamo. Noi partiamo a mille, aggrediamo, cerchiamo di azzannare la partita e cerchiamo di andare in gol per poi cercare di gestirlo, ma non ci riusciamo perché non segniamo e dopo dobbiamo rincorrere, e a rincorrere non siamo capaci. Quindi nemmeno dal punto di vista fisico riusciamo a gestire le partite da grande squadra, perché ovviamente ci mancano qualità tecniche, organizzazione di gioco, caratteristiche dei singoli giocatori che si mescolano insieme, perché noi abbiamo una squadra allestita molto male. E vediamo infatti che quali sono i giocatori che fanno la differenza: quelli che hanno un certo tipo di atletismo, quindi mi riferisco a Theo Hernandez ad esempio, che gioca in un certo modo. Leao ci ha fatto vedere qualcosa sotto questo punto di vista, lo stesso Piontek, per quanto sia criticato, per quanto segna poco eccetera, però corre tanto nel corso della partita, corre tanto. È uno che, come si dice in gergo, si sbatte. Per cui noi abbiamo, proprio nelle caratteristiche dei singoli giocatori, un deficit sotto questo punto di vista, che poi messo insieme diventa naturalmente un grosso problema. E quindi la squadra corre poco e corre anche male. E quindi per fare questo, per ovviare a questa cosa, Gattuso aveva fatto un ragionamento che non era sbagliato. Naturalmente era orribile dal punto di vista estetico ed era anche piuttosto
insignificante dal punto di vista di crescita della squadra. Però aveva capito che mettendo i giocatori in posizioni fisse e stabilite, quindi diciamo mantenendo un baricentro molto, molto basso, difendendo compatti, mantenendo in maniera piuttosto, piuttosto ortodossa le posizioni, avremmo patito meno da un punto di vista fisico, cioè avremmo dovuto spendere meno energie per fare una cosa che non siamo in grado di fare. E aveva ottenuto i risultati che aveva ottenuto, tra mille vicissitudini e tutto quello che volete, eccetera. Allora, io sono stato uno dei più grandi critici nei confronti di Gattuso, perché ritenevo che non fosse, e lo ritengo tuttora, ritenevo che non fosse un allenatore adatto al Milan, adatto a un gruppo di giovani, proprio perché non aveva l'esperienza, dopo le capacità vedremo nel corso della sua carriera, ma non aveva l'esperienza per insegnare calcio a questi ragazzi. E quindi, da questo punto di vista, però, aveva ideato l'unico sistema che ci ha permesso di fare dei punti, perché questo è. E adesso vedremo. Anche oggi si parla, magari poi domani parliamo anche della partita, anzi cominciamo a parlare della partita con la Juve e parliamo anche del discorso del cambio modulo. Però già si comincia a parlare. La cosa che io auspico da molto tempo, e adesso un po' la dicono tutti, è quella del 3-5-2, ad esempio 3-4-3, a seconda poi di chi puoi e vuoi far giocare. Per cui credo che sia obbligatorio a questo punto per Pioli trovare un sistema di gioco che permetta di correre in un certo modo e di fare un certo tipo di partite, proprio perché da un punto di vista fisico bisogna far combaciare le caratteristiche dei giocatori con il fatto di dover gestire 96-97 minuti, a volte anche 100 minuti, che non è poco. Poi, se tu devi far giocare sempre Suso, perché ti garantisce un certo tipo di qualità, eccetera, e non puoi pretendere però che ci sia atletismo. Non puoi pretenderlo, perché per fare un certo tipo di gioco ti servono certi giocatori. Conte all'Inter, per tornare all'attualità, ha chiesto un certo tipo di giocatore che gli garantissero delle prestazioni. Adesso è chiaro che lui è in difficoltà, perché dice: io ho sempre quelli da far giocare, quelli che faccio giocare mi corrono come dei pazzi per 45-50 minuti e poi scoppiano, come è successo ieri, perché poi alla fine non riuscivano più a prenderli. Perché? Perché Borussia Dortmund fa un certo tipo di gioco molto moderno, molto veloce, mescolato alla tecnica. E questo è anche un altro grosso problema del Milan. Cioè, andatevi a vedere anche, anzi, soprattutto nel primo tempo, andate a vedere la disposizione dell'Inter, andate a vedere sulle seconde palle come arrivano, come sono proprio messi in campo. Se riuscite a fermare le immagini sulle respinte della difesa del Borussia Dortmund, a un certo punto vedete la disposizione in campo è fatta proprio per essere più o meno tutti alla stessa distanza e poter andare a recuperare il pallone e poi subito in aiuto in caso di scarico. Quindi questo noi non lo facciamo, perché non abbiamo, spiace dirlo, ma non abbiamo allenatori che ci hanno dato questo. Per questo motivo anche io non avrei mandato via Giampaolo, perché forse poteva portarci di più verso quella strada. E dopo è chiaro che se il confronto lo facciamo con le squadre europee, naturalmente lì andiamo completamente fuori dai seminati, perché avete visto ieri Borussia Dortmund, le azioni dei gol, non ci hanno capito niente quelle dell'Inter. Quelle dell'Inter erano una difesa forte, una difesa di improvvisati. Per cui se dovessimo anche andare a confrontarci col calcio europeo, Dio ci salvi. Però ad esempio io vedo anche in Benasser, vedo un certo tipo di dinamismo che con Biglia non hai. Però anche lì Benasser corre tanto per tutta la partita, ma corre tanto anche perché, come ci siamo già detti, deve coprire un'ampia porzione di campo. E a questo punto il 4-3-3 con Benasser vertice basso non può funzionare, perché te lo ritrovi al 70esimo, 75esimo, che ha corso come un pazzo, non ha più la lucidità per gestire i palloni in uscita, anche se lui sbaglia all'inizio di solito, ma questo per un altro motivo. Però poi a lungo andare, se tu lo tieni a fare le corse in mezzo al campo, a recuperare per tutti quanti, la cosa non può durare. Per cui, da un punto di vista fisico, come detto, quello che possiamo fare per trovare una soluzione, un compromesso, nell'attesa di avere dei mercati che ci portino dei giocatori del nuovo millennio almeno, è quella di mettere in campo i giocatori in modo che possano avere determinate coperture, che possano correre meglio, magari non di più perché non ce la fanno, però possano correre meglio.
possono aiutarsi in un altro modo, possono coprire le zone di campo in maniera più ordinata. E naturalmente qui sta nelle capacità del mister di capire se, se non di capire, sta nelle capacità del mister di mettere in atto un sistema di gioco che possa permettere questo, quindi migliorarci dal punto di vista di queste prestazioni. Bene ragazzi, allora adesso in attesa che torni la pioggia, mi pare che il cielo sia abbastanza brutto, mettete un like se il video vi è piaciuto e soprattutto ditemi che cosa ne pensate sotto qua, vorrei sapere il vostro parere su questo tema, che è un tema tra l'altro d'attualità al Milan da tempo immemore, solo che almeno una volta, sai, avevi grandi campioni per cui correva il pallone, come si dice, no? Correva il pallone e non l'uomo. Ci sentiamo.